Avete già spuntato la casella dell'eccedente sul sito di GSE per il vostro fotovoltaico? No? Non sapete nemmeno cosa sia? Beh, allora guardate questo video. E bentornati ragazzi sul mio canale Gun On, un canale dedicato al mondo della casa. E oggi faccio un video breve come tema pannelli fotovoltaici e GSE. Tutti sappiamo bene o male come funziona lo scambio sul posto, vero? Ci sono due tipi di impianti, quelli on grid e quelli off grid. Quelli off grid sono quelli tipo a isola, in montagna e quindi non sono collegati alla rete, mentre quelli on grid invece sono collegati alla rete. Durante la giornata i nostri pannelli fotovoltaici producono energia che vanno a servire direttamente i consumi di casa. Se non ci sono consumi, vanno nelle batterie. Se le batterie sono piene e i consumi in casa non ci sono, allora questa corrente elettrica esce da casa nostra e si mette dentro nella rete pubblica. E viene monetizzata. E per spiegare in maniera molto rozza e molto grezza, i tecnici e puristi mi perdoneranno, lo scambio del posto funziona così. Durante l'anno noi prendiamo energia elettrica dalla rete e la paghiamo. E questo avviene principalmente nei mesi autunnali e invernali. Durante la primavera e l'estate invece produciamo molto con i nostri pannelli, quindi immettiamo corrente elettrica nella rete. Quindi lo scambio sul posto è una sorta di salvadanaio. Ci viene restituito quello che abbiamo preso durante l'anno, più o meno. Ma cosa succede se noi produciamo molto di più di quello che abbiamo preso? Per capire meglio vi faccio un esempio. Prendiamo questo bel maialino salvadanaio e chiamiamolo rete pubblica. Durante l'anno noi preleviamo dalla rete pubblica l'energia che ci serve per far funzionare i nostri elettrodomestici, principalmente nei mesi invernali. Quindi consideriamo il maialino la rete pubblica e invece i soldini i kilowattora. Ipotizziamo di acquistare 100 kWh in un anno presi dalla rete pubblica, ma poi arriva l'estate e siamo noi a produrre l'energia elettrica che mettiamo nella rete pubblica, e in questo caso ancora 100 kWh. E fin qui di problemi non ci sono, 100 ne abbiamo presi e 100 ne abbiamo restituiti e quindi ci verranno pagati. Mettiamo invece il caso in cui noi produciamo 150 kWh in un anno e la mettiamo nella rete pubblica. 100 ci verranno pagati normalmente, ma 50 figureranno come eccedenza e quindi non ci verranno pagati perché implica una gestione separata. Quindi dovremmo andare sul sito di GSE e spuntare la casella delle eccedenze, così anche quei 50 kWh ci verranno pagati. Ovviamente in maniera diversa, andranno decurtati diversi oneri, ma vabbè, almeno qualcosa ci arriva. È importante però ricordare che queste eccedenze dovranno essere portate in dichiarazione dei redditi. Poi ecco, per essere precisi, non è che questi kilowatt che ci danno vengono pagati a peso d'oro. Si parlano di 6-10 centesimi euro al kilowatt prodotto. E quindi ora vi spiegherò come entrare sul sito di GSE e come spuntare questa casella. È una cosa semplicissima. Guardate. Ah, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al mio canale e lasciare un bel mi piace. Mi darete una grandissima mano. Entriamo sul sito GSE, clicchiamo e facciamo accedi in alto a destra. Potremmo loggarci in due modi, o con lo speed, altrimenti con le credenziali. Le credenziali dovrebbero averle in mano gli installatori che vi hanno messo i pannelli fotovoltaici. E fate accedi. Una volta entrati vi si presenterà questa pagina. Operatori, profilo utente, pagamenti, variazioni IBAN. Un po' la pagina principale per fare tutte le operazioni. Ma noi andiamo su servizi, in alto. Clicchiamo e andiamo su scambio sul posto e clicchiamo ancora una volta. Uscirà questo messaggio, ma a noi non ci interessa, interessa solamente per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, quindi chiudiamo. E adesso andiamo qui in alto su contratti e facciamo elenco contratti. Clicchiamo. Adesso possiamo fare questo, senza andare a cercare per forza quello specifico, facciamo una ricerca senza mettere nessun dato. Andiamo verso il basso e ci uscirà questa stringa con il nostro contratto di fotovoltaico scambio sul posto e schiacciamo su liquidazione eccedenze. Vi apparirà il contratto e vi apparirà anche la scelta. Visto in questo caso è no, quindi è rimasto impostato su non liquidarmi le eccedenze, ma io le voglio cambiare. Quindi facciamo modifica e mettiamo su sì, voglio farmele liquidare. Salva. Aspettiamo un attimino e quando ci comparirà questo messaggio vuol dire che l'operazione è effettuata e quindi ora ci daranno le eccedenze. Pagate pochissimo, intesi.
non ci sarà bisogno di fare questa operazione di anno in anno. Una volta fatta, verrà replicata per gli anni a seguire. Bene, procedura fatta. Una volta che avremo spuntato questa casella, poi verrà spuntata in automatico quel sì per tutti gli anni a venire. Se poi invece in un futuro vorreste ricambiare ancora da sì al no e non farvi monetizzare il surplus, potete farlo. Se pensate però di diventare ricchi installando un impianto fotovoltaico, siete fuori strada. Ho fatto un video in cui vi mostro effettivamente i costi e i benefici di avere un impianto fotovoltaico e il suo ritorno negli anni. Con questo è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!